Ho riscritto per i vostri gusti la favola di Cenerentola, anche perché ho trovato un libro che si chiama appunto Cenerentola. L'ho illustrato. Però venivano dei paesaggi, non delle reggi. Qui ci sarebbero i piedi di Cenerentola e gli stivaloni, probabilmente sarà il principe. Comunque la storia comincia così. C'era uno abbastanza vedovo, c'era un abbastanza vedovo con, dopo un anno di lutto, si risposò con una, non porta, che rimase senza cuore e che non poteva sopportare perché questa bella, approfittando del fatto che il marito era spesso lontano per affari, era sempre comandata a bacchetta e rimproverata duramente per un non nulla. Un giorno si udì uno squillo ripetuto di tromba. «È un banditore!» gridò una delle affacciate alla finestra. «Un messaggio potente. Domani darà un gran ballo alla più brutta. Questa sì che è bella!» E c'è nelle requie. Una chiedeva, l'altra voleva, questa ordinava, quella si faceva e nessuna era male. Coprendosi di nastri e fiori finti, il gatto di casa si mise a sedere, mentre guardava alla fine uscì. Una zucca, portala. La siare, dosco, cheramo e tino, nuna, un battibaleno. Per ultimo, toccò due volte con una frusta in mano. E ora te, esclamò, dette anche lei un colpetto e si trovò addosso una corona di roselline bianche. Sei pronta, disse. Ma bada bene di lasiare quando scoccherà un minuto di più in fumo e ti troverai coperta di stracci, con in mano una trappola. Poi salì su un battibaleno. Fece il suo ingresso. Oh! Non si è mai visto una bella, dicevano tutti. Appena la scorse rimase a danzare. Mentre ballavano chiese più volte. Venite, toccò due volte, dava risposta con una del suo fascino che non capiva più nulla, riuscì solo a farsi, dette anche lei un colpetto, sì, a mezzanotte era vicina, si ricordò delle stelline bianche, sei pronta, rimontò in carrozza e tornò a casa. A bocca non poté trattenere un sorriso. A bocca non poté trattenere un sorriso. Quest'ultimo era rimasto malissimo. Invano la festa della settimana seguente di nuovo le raccomandò di lasciare più tardi. La seconda volta non si staccò mai dal suo fianco. Poco prima salutò, non mi direte dove potrò ritrovarvi, verso l'uscita degli invitati. Da poterla calzare. Quando stava per salire una arrivata in quel momento sul portone non poté far altro che guardare, spariva in un attimo in fondo al viale del parco, di nuovo era piccolissima e di puro cristallo.
Se non riuscirò ad avere, allora ordinò al suo banditore di fermarsi. La fanciulla, non mi direte che non potrò ritrovarla di cristallo. Tre passeranno di casa in casa per invitare tutti invitati ogni ragazza. Ogni ragazza aveva un piede così piccolo da poterla calzare. Enorme scarpina. Potrei provarla anch'io, chiese. È vostro. Una, quel momento, sul portone, non poté fa il secondo della settimana, infilato tutta al piede, il terzo, mentre pallidavano, fu mandato, ma prima di lui apparve un abito ancora più bello degli altri due, così più attraente che mai, e immediatamente perdonò. Che da quel giorno divennero più e dopo riuscirono. Fine.